passiamo invece a qualcosa di molto bello. Sì? Passiamo a un discorso di Berlusconi fatto in occasione del centesimo compleanno del certo, Milan. Certo. Dov'è? È davvero. Sì? Io credo che siamo stati tutti fortunati. Sì. Abbiamo saputo essere più forti siamo della sfortuna. E siamo saliti tante volte sulla testa del mondo. Siamo saliti. Che strano lapsus, per lui. Ma chi sarà in questi 100 anni di Milan il più grande calciatore? Hanno votato. Van Basten, Rivera. Hanno votato. Eccolo qui. Tu hai detto lui. Sei sicuro? Milanista del centenario. Una pronuncia da rabbrividire. Che Patrick Kluivert sia un grandissimo giocatore. Io non lo so se sarà come Van Basten, che Van Basten è stato uno dei più grandi giocatori. Ne riparliamo fra 12 mesi. Ecco. Chi avrà avuto ragione? Chi avrà avuto ragione? Fai bene a ridere, Galliani. Ricordiamo che Kluivert ha vinto il referendum dei lettori del Corriere del Termoidraulico. Sì. Lo hanno votato come il miglior giocatore del Milan di questo centenario. Qui stava già dimostrando, tutto. Guardate che folate. Qua si doveva ancora ambientare, però. Erano anche i primi giorni, va detto. Qui primi si mesi. Fa umiliare da Bergamo in un derby, che è tutto dire. Aveva già smesso Bergamo, non però aveva... si rideva ancora. C'era fiducia. Ci serve sempre l'animale da gol. Sì. E io spero che l'animale da gol, che è Clive, di averlo in casa. Lui li ha sempre fatti, non vedo per quale motivo non li debba fare nei campionati italiani. Ma neanche noi! Se lo stanno ancora chiedendo. Guardate che animale, un po' meno da gol, ma guardate animale che parecchio. Animale, eccolo qua. Olè. Di destro, di sinistro, non faceva differenza, sbagliava con tutti i piedi. Guarda che animale. Amava svariare lui, su tutto il fronte d'attacco. E questo è gol, dai. Beh, l'azione fu bellissima, poi gli mancò la conclusione. Sì. Sai cosa? Aveva un culo enorme che non lo aiutava, direi, negli scatti. Però Capello aveva fiducia in lui, Sì, sempre di più. Anche qua ci credeva ancora. Solo la bomba? Qui ha smesso. Cos'era? Un passo di danza? Cos'era? Non lo so. Capello però lo difendeva, Kluivert. Grandi qualità, sono certo che vince la classifica canoniere, non sappiamo dove, come e quando. Non mi sembra, E anche lui aveva fiducia in se stesso. Prometto un sacco di gol. Sono sicuro e convinto che Kluivert non potrà che riprendersi, perché non può aver perso tutte le qualità che gli riconoscevamo tutti. Quindi io credo che si riprenderà. Vabbè. Un po' tutti dove? Al parco? Guardate qua, guarda che bordate. Mozzarella ripugnante che ha tirato. Ecco, eccolo l'animale da gol, guardalo, Hop! Hop! Vabbè, dai, fin di traverso. Ho avuto anche un po' di sfiga, certo. Ogni tanto. Intanto se la ridevano. Era diventato lo zimbello della squadra. Guarda qui, guardalo. No, olè, vai, non solo è finita. Mamma mia, ciofeca ambulante. Guardate qui, Weah si faceva un mazzo come una capanna. Ma anche lui, poverino, perché non è facile. Ma sai cos'è? Colpa di quel culo enorme che si portava in giro per il campo. E alla fine, però, neanche Galliani. Si è arreso. Sì. Ecco, cosa ti dicevo io. Con queste mutande. Che colore di puzzolente. Se n'è andato. Lo hanno allontanato, gli hanno trovato però una un'occupazione in piazza del Duomo a Milano. Ma anche qui dimostrava le sue pecche. Riusciva a sbagliare anche. È stato umiliato da quello biondo là dietro più tardi. Vabbè, insomma.